avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria d'un altro eroe alla memoria. Niente di nuovo sul fronte occidentale. E questo è il titolo in prima pagina di un bollettino meteo che dà il titolo all'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque. Questa frase per Remarque sta a significare che ai imperi e agli eserciti non importava niente della morte dei propri soldati, ma nessuno pensava al dolore di questa povera gente, alle condizioni in cui erano costretti a vivere, alle loro famiglie così lontane ma allo stesso tempo così vicine a loro. Chi tornava da questa guerra molto spesso non riusciva a capacitarsi di essere sopravvissuto al posto degli altri. Il nonno di un mio amico mi ha raccontato che una volta durante un'imboscata notturna era quasi stato ucciso e mi ha detto una cosa gravissima, che da quella notte gli pare di sentire ancora le voci di quei soldati. Oggi noi alunni di terza della scuola Bonazzi Lilli di Ripa siamo qui per farci raccontare le testimonianze di alcuni reduci della guerra che possono dare una voce a coloro che non hanno più voce. Questa per noi sarà una lezione di storia viva, non la solita storia che leggiamo nei libri, ma una storia che ci verrà raccontata oralmente e che solo chi ha vissuto la guerra ci può raccontare. Grazie di essere qui e ora do la parola a Elisa Capoccia. Il primo che intervisteremo adesso è il signor Siena, che è presidente dell'Associazione Combattenti Reduci di Ripa e Civitella. Ci spiega come è nata l'associazione e che cosa fa? Innanzitutto, allora, buongiorno a tutti, grazie di essere stato invitato. Io rappresento momentaneamente il presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci della sezione di Ripa e Civitella, che sono consociate. Dunque, l'associazione, per quanto mi riguarda, io dalle mie informazioni, nasce intorno al 1946 per idea del signor Mario Orlandi qui di Ripa. Mario Orlandi, Seppioni Mario e il mio padre Siena Ernesto. Per merito loro nasce questa associazione che nel corso degli anni si è sviluppata fino a un apice che ha portato intorno a 80 o 90 iscritti negli anni scorsi. Adesso questi iscritti sono un po' diminuiti, attualmente siamo intorno a 56-57 iscritti. Questa associazione tiene praticamente in alto il ricordo di quelli che sono stati in guerra, quelli che hanno perso la vita, mantenere questi ricordi, queste, per trasmettere ai nipoti, ai figli, queste cose. Bene che gli studenti, voi altri che studiate queste storie, siate a conoscenza. Per quanto riguarda, sono abbastanza importanti per mantenere, come vedete anche dagli eventi che succedono in questi periodi su tutte le televisioni, di tutte le guerre che sono in giro nel mondo, qualcuno deve ricordarsi che alcune persone danno la vita alle volte per niente, senza saperlo e inconsapevolmente, vengono trascinate, vengono messe in mezzo, insomma, a certe spirali che l'odio dalle persone, dal popolo all'altro, porta a queste conseguenze. Come saprete, qui a Ripa, durante la Seconda Guerra Mondiale, parliamo del 40-45, ci sono stati i bombardamenti che hanno perso la vita, oltre ai militari, hanno perso la vita dei civili che inconsapevolmente sono state vittime dei bombardamenti che non c'entravano niente. Ciò che l'elenco delle persone iscritte, cioè le persone che sono morte durante queste cose, i nomi di quelli, gli elenco dei militari caduti, questi sono i militari caduti nella guerra 40-45, con qui di Ripa, Dunque, Aretusi Mariano, Amico Vittorio, Apostolico Adolfo, Apostolico Elio, Giacchè Raniero, Ortica Francesco e Panzolini Roboamo. Questi sono i militari caduti nella guerra. Poi sono i civili e sono
Amico Giuseppa, Brunetti Carlo, Canini Giuliana, Covarelli Tirea, Falchetti Antimo, Fronduti Giuseppe e Lucarelli Giuseppe. Queste erano tutte persone civili che abitavano qui nel castello e nei dintorni, che sono state vittime, come ripeto, del bombardamento quando è il passaggio del fronte. Ora intervistiamo Rino Martini. Ci potrebbe raccontare la sua vita in generale da combattente nell'isola di Creta? Buongiorno, Martini Rino. Sono partito alle armi il 2 gennaio 1943. Al reggimento Rimini, 26 reggimento artiglieria di Rimini. Addestramento precoce, diciamo, perché era in tempo di guerra, ci volevano i soldati per andare a combattere. Dopo questo, il 21 luglio, siamo arrivati all'isola di Creta, truppe di presidio, che il fronte era passato. L'8 settembre è venuto armistizio. Dopo qualche giorno i tedeschi ci hanno preso i prigionieri, ci hanno imbarcato su una nave per ritirare il materiale bellico, perché i tedeschi si ritiravano, dentro una nave Sinfra Marsiglia, 25.000 tonnellate francesi. Sotto le stive tutti armamenti bellici di guerra, sopra 5.000 italiani prigionieri, senza salvagente, nudi e crudi. E la nave è stata bombardata, è affondata, prima ha preso fuoco, poi si è affondata. E questi salvati, fortunatamente, fino al giorno dopo, verso le 10:30, alle 11, ci hanno ripescato i pescatori tedeschi, i greci e i tedeschi, e ci hanno riportato a terra, credendo che fosse stato un ospedale, perché eravamo tutti macellati. Invece era un carcere. Alla fine del 14-15 giorno nessuno parlava, ci hanno messo dentro un piazzale, tutti in fila indiana. Hanno cominciato a contare, da 1 fino a 10. Ogni 10 ne tiravano fuori uno. Io sono stato fortunato il 9. I 10 li hanno portati via non sa dove. Si prosumeva alla fucilazione. Da lì rientrati al campo di concentramento un'altra volta. Fino a che verso il mese di maggio hanno provato a portarci a Atene con apparecchi. Questo gliel'ha fatta. Da lì da Atene al campo di contumacia di Taranto, di Brindisi, per la contumacia. Dopo la contumacia, 15-20 giorni, ci hanno mandato in licenza per un mese. Io non sono rientrato perché ero malato di malaria. Sono rientrato all'ospedale militare di Perugia col dottor Falchetti, ringraziandolo, fu lui l'artefice, e da lì non mi sono più mosso. Ora vi presenteremo Guerciolino Antonio. Vi volevo chiedere le sue sensazioni della guerra. Io sono Guerciolino Antonio, questa è la mia divisa da marinaio, insomma. Sono stato imbarcato alla Spezia sull'incrociatore della Tiro Regolo. Mi hanno mandato tutto la nave, siamo andati a fare un convoglio per i militari e portarli in Tunisia. Io ero imbarcato sul lato sinistro e l'altro piroscafo stava sul lato destro, a Trieste, l'incrociatore Trieste. Dunque partiva da Aure in Sicilia, in navigazione, avvicinando a questa isola di Malta, un ziloro ci ha preso e ci ha portato via tutta la punta davanti, che si chiama la parola, no? 9 metri di prora, però la nave non è tutto vuoto, è fatta a camere, no? Noi siamo ripartiti e siamo andati a Taranto. Da Taranto abbiamo lasciato il piroscafo lì, dopo siamo andati alla Spezia, ci hanno portato, perché la Spezia è un raduno di tutti i marini. Dopo vi ero cannoniere, artificiere, stavo dentro a Santa Barbara, immagina che punto che ero. Tutti lì alla Spezia prendevano 10 fuochisti, 10 radiotelegrafisti, 10, tutti erano smistamento. Insomma, la storia è questa: quando sono l'8 settembre c'è stato armistizio, sono ritornato a casa, eravamo una decina di marinai di Terni, stava a Terni allora. Ritornando a casa, vado a casa, non trovo più nessuno, trovo la casa tutta scaricata. E quel poco che c'era me l'hanno fregato, gli italiani stessi. Bravo. Adesso intervisteremo il signor Mario Bagaglia, detto anche Mariolino. Ci potrebbe raccontare la sua propria esperienza in guerra? Bagaglia Mario, sono partito l'8 settembre del 42
La prima volta sono da Bologna, 6 mesi. 6 mesi a Bologna, poi mi hanno mandato in Croazia, dalla Croazia altri 6 mesi, e poi dopo sono rimpatriato a Trieste. Da Trieste si è sbandato tutto il mondo e pian piano sono tornato a casa. Sono tornato verso la fine di settembre del 1943. Dopo sono tornato a casa, sono stati i carabinieri a chiamarmi per presentarmi, e io sono riscosso su un rifugio e mi sono fatti a pa' più, fino a che ne ho passato il fronte, ho fatto il fuggitivo. E poi non ho fatto altro dopo. E fino a che mi ho chiamato. E così è finita così. Ma tu cosa sei sempre nascosto? Adesso intervistiamo il signor Ludovico Mignini, che è il più giovane di quelli intervistati. Ci può parlare del bombardamento a Ripa? Io sono Mignini Ludovico e sono nato nel 1931. Al periodo che è passato il fronte avevo solo 13 anni, per me è stata un'esperienza bruttissima, gli dico sinceramente, perché ho visto solo morti e feriti, ho visto, perché curiosi, noi inesperti della guerra eravamo all'arco della Porticella che osservavamo. Un tedesco che trasmetteva, e c'è stava in aria un apparecchio che faceva delle riprese e delle ricognizioni. A un certo momento questo signore tedesco ha fatto così con una mano alla fronte, si è sbagliato a trasmettere, dopo 5 secondi è arrivata una cannonata proprio di lì dove eravamo noi altri, il tedesco si è vulticato. Siamo girati verso la piazzetta del campanile, che ci stavano dei banchetti, ci stavano delle persone, una ragazzina piccolissima che avrà avuto, adesso non mi ricordo, ma avrà avuto un paio d'anni, tra sì e no, la madre e un altro signore ferito. La ragazzina aveva una ferita di qui sulla pancia grandissima e la madre sembrava che era morta lì. Dopo io sono scappato via dalla paura, perché ero il più giovane di tutti. Lì alla presenza con me c'è stava un certo Zingarini Candido e la sorella Oliviera e altra gente, curiosi, sempre inesperti, perché sennò non stavamo di lì, no? E vide poi il Falchetti Antimo, poveretto, che passava di lì vicino al rubinetto dell'acqua, e una scheggia l'ho preso su un braccio, non mi ricordo se era il destro o il sinistro, se rigirò e rientrò rente all'arco della Porticella e andette su dalla socera, perché la moglie e i figlioli stavano dalla socera lì appena all'arco, che avevano un negozio di giornali alimentari, avevano. E ricorre lì, poi dopo arrivarono a soccorrere di lì, ma io non lo so dopo la fine che fece, l'hanno portato all'ospedale a Assisi e di lì poretto ci ha lasciato la pelle. E poi dopo certo ha avuto anche altre esperienze bruttissime, perché quando c'era l'occupazione io stavo dalla parte nord del paese. Al sud c'era l'occupazione, arrivavano gli americani. I tedeschi che fecero? Portavano via cavalli, portavano via tutto. C'era un signore che aveva dei cavalli, li portò a nascondere sotto la sacrestia della chiesa. Questo me lo ricordo. Poi a un certo momento sembrava che a Ripa avessero fatto un bombardamento. Cosa è successo? Che noi siamo partiti assieme al dottor Falchetti con un'asta così, con l'asciugamano bianco, siamo andati a Fratticciola attraverso qui per la strada delle Selvette e siamo stati una notte di lì. Poi ci è arrivato all'orecchio che dovevamo ritornare giù perché Ripa era stato occupato. Siamo ritornati giù dalla barcaccia e siamo andati verso la diga dove stanno costruendo la diga. Eravamo circa 20 persone, avevamo trovato
il ponte che era stato minato, e avevamo fatto una barca di legno. Siamo saliti su sta barca, i tedeschi ci hanno bloccato in mezzo al chiasso e non ci facevano passare. E fortuna, dopo un'ora che stavamo fermi di lì, lo sa, c'è stato un signore che era stato in Germania, è zompato sull'acqua, è andato là a forza di parlare a convertirli, ci hanno fatto passare. A piedi siamo ripartiti per ritornare verso Ripa da Valfabbrica. Quando siamo stati al ponte del Pianello, lo minavano sotto, c'è stavano i tedeschi che minavano il ponte, c'è stavano. E a un certo momento noi siamo passati, il ponte era sano, non siamo arrivati neanche a Pianello, boom, il ponte si è sentito una botta, un grande colpo, e il ponte l'hanno fatto là. I tedeschi da di sopra, benché il dottor Falchetti sempre con quel bastone faceva così con la bandiera bianca, ci sparavano a noi altri, e noi altri c'erano dei greppi alti allora e le siepi, a correre così tutti gobbi, e siamo arrivati alla colonnetta da Giammarughi. Da Giammarughi abbiamo trovato gli americani, i neri, gli africani, c'erano con le jeep, ci hanno salito sulla jeep e ci hanno riportato al paese. Sono ritornato a casa, il quartiere, l'ultimo piano, il secondo piano di casa mia non c'era più, dalle cannonate che erano arrivate di lì. Questa è stata una bruttissima esperienza, da giovane a 13 anni, capirà, e me la ricordo benissimo, guardi, puntino per puntino. Quando siamo ritornati a Ripa, sulla piazza del paese avevano portato un carro armato e l'avevano messo tra una via stretta di lì, dove poi c'era la delegazione, un vicoletto, e avevano fatto un'infermeria appena all'arco della porticella, c'era un negozietto di lì, e ci avevano fatto un'infermeria. Su un locale mio ci avevano fatto la prigione, quando gli americani prendevano i tedeschi, li portavano tutti di lì, li portavano. Ma certo che i porretti di lì, se le vede, c'è stava un signore, c'aveva una buca di qui, che poi l'hanno portato all'ospedale, a Sisi, e fu guarito, un certo Natalini Giulio si chiamava. Anzi, il proprietario di lì della casa vicino, dove era sta piazzetta che si erano feriti altre persone, scese con un bicchiere di quelli da un quarto, o vino o aceto, io gli ho preso la camicetta così e lui glielo tirò dentro, poveretto. Adesso vi voglio far vedere cosa ho trovato in giro, schegge. Poi questo qui era lì dove ho costruito la casa io, c'era una trincea, anzi mi avevano tagliato perfino gli olivi per coprirsi, i tedeschi che sparavano a un carro armato che poi l'hanno bloccato di qui in cima dal muraglione, dal ponte di qui della strada provinciale. Poi questo l'ho trovato in giro, è un elmetto, e questa l'ho trovata in giro così. Ragazzi, io avevo l'età di voi altri, per me è stata una bruttissima esperienza a vedere quelle brutte cose lì, a vedere morti e feriti, e io ce l'ho fatta purtroppo a raccontare oggi la mia vita vissuta brutta a quel periodo lì, mentre invece questi due signori, Antimo Falchetti e Giacchè Raniero, non ce l'hanno fatta, poveretti. Sono Martina Zingarini, della classe terza N di Ripa. Ora vi faremo vedere qualche reperto che riguarda la guerra. E questo è un diario che aveva lasciato il prete di allora riguardanti i fatti della guerra. In questa fotografia troviamo il prete di allora, Don Terzillo Tufo, alcuni paesani e il capo dei tedeschi e un soldato tedesco. Qui invece troviamo sempre dei soldati tedeschi con una paesana di Ripa, la signora Oliviera. Qui in questa fotografia sono rappresentati i tedeschi che occuparono il paese di Ripa durante la guerra.
In questa foto troviamo il fratello del prete, Adelmo Tufo. Qui c'è il suo percorso di guerra, che cominciò dal 41 al 43, che poi fu trattenuto dai tedeschi dal 43 al 45. Questa croce è stata data al signor Adelmo come merito di guerra nell'anno 1963. Qui possiamo trovare una scatola del munizionamento e qui una tanica di benzina che serviva a ricaricare, a rifornire le jeep e i carri armati. Questa era una coperta che, come vedete, ha due sigle, RA, che sta per Regia Aeronautica Italiana, quindi appartenente a qualche soldato dell'aviazione. Qui abbiamo un bossolo di fucile e qui un vero e proprio proiettile di pistola. Questo era il padre della farmacista del paese di Ripa, che era lei austriaca e suo padre era tedesco. Questo è il signor Beati Ugo, mio zio, che fu deportato fino in India dagli inglesi nelle carceri. Io, Francesco Cocosci, e noi ragazzi delle terze della scuola media Bonazzi Lilli di Ripa ringraziamo ancora una volta questi signori che sono venuti qui alla nostra scuola per parlarci delle loro esperienze vissute. Io, i miei professori e i nostri compagni facciamo un bel un applauso a queste persone che sono venute qui a raccontarci la nuova storia, la loro storia, e vi salutiamo, grazie. Ora che è morto, la patria si...